Ciao, bentornati su Parole in Pentola. Oggi parliamo della graphic novel Il Castello delle Stelle di Alex Alice. Approfitto di questa posizione per farvelo vedere in piedi, visto che ha una dimensione veramente molto grande. Non è particolarmente spesso, anche perché abbiamo una prima parte non lunga, abbastanza breve, però abbiamo qualche pagina con i bozzetti di preparazione e abbiamo una parte finale con le copertine nelle edizioni originali. È una storia molto bella, avventurosa, piena di colpi di scena, non è minimamente lineare, è veramente inaspettato quello che accade ai nostri protagonisti. Siamo in un tempo strano, alla fine dell'Ottocento, dove sogno, invenzione, fantasia e la storia, quella vera, si mescolano insieme per dare vita a una graphic novel veramente emozionante, di grande impatto, bella, molto molto piacevole. È difficile staccarsi da questa lettura, si vuole sapere sempre di più, quindi c'è un grande coinvolgimento. Le tavole sono molto belle, sono molto grandi, dettagliate, i colori sono questi, sono colori tenui, sono colori acquarello, veramente, veramente meravigliosi, come si può vedere. Abbiamo anche delle pagine piene, come per esempio questa, o questo splendido cielo stellato dove ci si può perdere. E anche dettagli estremamente tecnici. Poi, se nella realtà può davvero volare questo questo mezzo, non lo sappiamo, però dà l'idea di qualcosa di veramente studiato, e sul fondo ci sono dei ringraziamenti anche a persone che hanno aiutato per la costruzione del velivolo, ecco, mettiamola così. I nostri protagonisti sono Serafin e suo padre, che vengono chiamati nel regno di Baviera per intraprendere degli studi sull'etere. Questa sostanza spaziale che dovrebbe permettere di muoversi nello spazio in modo molto più veloce, ecco. E, è un invito non firmato, è un invito misterioso, loro partono e da lì inizia un'avventura incredibile. E, un'avventura nella quale rischieranno di morire, di perdersi, di fallire, di perdere proprio loro stessi, i propri valori, le proprie certezze, la propria stabilità, e riusciranno a rimanere uniti anche grazie ad altri personaggi, ovviamente, che si inseriranno nella storia, in questa avventura e tutto quanto. È molto molto bello, non voglio aggiungere altro perché è una storia che va scoperta, è piena di colpi di scena, quindi sarebbe veramente pessimo aggiungere qualcosa di più. Però ve la consiglio assolutamente. Adesso reperirò un secondo volume in modo tale da poter sapere come va a finire la storia, perché ovviamente la suspense è tanta. Quindi ve lo consiglio. È veramente un'avventura coinvolgente, piena, ecco. Non manca niente a questo libro. Quindi se avete voglia di qualcosa veramente di emozionante, buttatevi su questa graphic novel, perché è veramente, veramente bella e valida.